dall'assistente numero 1 Jacopo Vaglietti di Perugia e dall'assistente numero 2 Domenico Cappino di Vibo Valentia. Buona partita e forza Pallese! Ci sono pervenute in questo momento le informazioni, mentre ringraziamo di nuovo la Pallese 1914 per questa diretta, quindi parla e finisce Perucci, e auguro una buona visione, un buon ascolto. Ancora una premiazione della Pallese della curva, hanno omaggiato con il capitano Giulio. Concessione di un calcio di rigore, ma il signor Gian Lorenzo di Sulmona dice che bisogna proseguire e c'è quindi recupero sfera da parte del Manfredonia. Calemme protesta nei confronti del signor Gian Lorenzo, ma è stata irremovibile l'atteggiamento del signor dell'arbitro, scusate, di turno, e c'è quindi un fallo laterale per il Manfredonia, che è partito a sprombattuto, pallone in aria di rigore, saltano un po' tutti, poi è Manzo che libera lungo verso Volpe, che è anticipato da Forte, ancora pallone in aria di rigore vacante direttamente fra le braccia del portiere Raffaelli. Il Manfredonia viene dalla vittoria casalinga conseguita contro il Nardò, mentre la Pallese giovedì santo, ha conseguito la vittoria nel difficile terreno di Gallipoli. Pronto Volpe a far sua la sfera, ma viene poi anticipato da un avversario ed è Ciccerelli che manovra in tandem sulla destra con De Vito, all'indietro ancora De Vito, centrocampo con Giacobbe che mette in corridoio il numero 7 Babai, il quale se ne va sulla destra, viene fermato ancora, palla che va sul fondo e c'è quindi fallo laterale per la squadra rossonera. Presente una sparuta rappresentanza di tifosi del Manfredonia, mentre il comunale è quasi gremito. Giornata rossonera oggi per la squadra di Palma Campania, che ripeto è chiamata a un'ennesima prova di quello che è il suo splendido girone di ritorno, quando siamo giunti al terzo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra
Palmese e Manfredonia. Manovra la retroguardia rossonera con il numero 8 Potenza, poi a Silvestro rilancio a seguire verso Volpe, sul quale c'è l'anticipo del Lungagnone forte, ancora Manfredonia a centrocampo con Giacobbe sulla destra, ancora Manfredonia che manovra con Babai all'indietro per la corrente De Vito, ancora fraseggio dei giocatori Sipontini, sempre nella metà campo rossonera, interrotto questo fraseggio da un intervento di Fusco e riparte la Palmese con Potenza che supera la parte centrale del rettangolo di gioco, ancora Potenza per Peluso, palla verso Fusco, pallone che però praticamente viene contratto da Cicerelli e c'è quindi un calcio di punizione adesso per il Manfredoni per fallo subito da Calemme, giocatore molto bravo campano, come un altra schiera di giocatori del Manfredonia, tra cui c'è anche l'ex portiere della Palmese l'anno scorso, Paduano. Battuto il calcio di punizione, manovra la squadra ospite con Spina, apertura verso Forte, viene avanti il difensore ospite, da Forte a De Vito, rilancio lungo in una zona dove c'è l'anticipo di un difensore rossonero, poi non si intendono Fusco e Volpe, centrocampo ancora Manfredonia con Calerme fermato da Potenza e Galdean che dà ordine, Peluso all'indietro per Maiocca, pressing del Manfredonia su Galdean, ancora Potenza, c'è un pallone rischiato da Maiocca che non è riuscito a rilanciare in avanti, poi direttamente Raffaele ha messo il pallone sul fondo. Manfredonia senza timori reverenziali che viene avanti, adesso c'è un duello, spingi tu che spingo io, alla fine se ne esce il numero 17 Peluso con un fallo subito e c'è quindi calcio di punizione per la squadra di Palma Campania. Questo sarà sicuramente il motivo specifico che troveremo nella gara, ovvero Manfredonia che sposta il baricentro della sua manovra leggermente più avanti per bloccare le iniziative rossonere. C'è adesso un rilancio sulla destra verso Peluso, pallone direttamente sul fondo, Palmese che stenta ancora a trovare il bandolo della Madas quando noi siamo giunti esattamente al sesto minuto del primo tempo, 0-0. Al rilancio la difesa Sipontina, pallone lungo a Campanile, colpito da Fusco verso Peluso, anticipato ancora Fusco di nuovo, fase di gioco diciamo confuso e poi è sempre Fusco che riconquista sfera, chiede palla a Volpe, da Fusco cambio gioco in una zona dove non c'è nessuno e accorre invece Babai, il quale supera Morlando in velocità, recupera lo stesso Morlando che lo ferma ed è Galdean che a sua volta riconquista sfera, ancora Galdean all'indietro per Manzo, si disimpegna la difesa rossonera da Manzo ad Aquino, Aquino sempre verso Manzo, chiede palla a Maiocca, la ottiene invece Raffaelli all'indietro, attende il portiere rossonero di rilanciare in avanti per i suoi compagni, invece opta per un passaggio corto con Aquino che apre verso Maiocca, si posizionano i giocatori della Palmese nella metà campo del Manfredonia, ma si gioca sempre nelle retrovie. Adesso si riprova dall'altra parte, varchi chiusi dal pressing del Manfredonia, è pronto Aquino per Manzo, da Manzo all'indietro verso Raffaelli, ancora Raffaelli sulla sfera, va al rilancio lungo a seguire una zona dove Forte anticipa Volpe che oggi sostituisce Marco Puntoriere, è pronto al fallo laterale invece Maiocca, disposizione da parte di mister Grimaldi verso i suoi centrocampisti, è infatti Potenza che manovra per la corrente, Manzo adesso si gioca sulla sinistra con Morlando che viene chiuso da Babai e quindi Palmese di nuovo a ripartire in una zona dove Silvestro non viene anticipato, poi è Peluso che si fa a sua volta anticipare da Calemme, ma lo stesso Peluso era finito in fuorigioco di rientro e quindi c'è un pallone che deve essere giocato dal Manfredonia nella propria metà campo, sul pallone c'è Cicerelli quale vede la disposizione dei propri compagni,
tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Allora lunga a seguire una zona dove Maiocca fa sì che la sfera vada direttamente fra le braccia di Raffaelli. Pronto Raffaelli quindi al controrilancio per la Palmese. Manzo cerca di trovare qualche compagno libero. Da Manzo a Galdean, centrocampo, pressione sul regista rossonero. E c'è ancora Peluso che va in tandem con Volpe, da Volpe a Potenza, buona l'apertura sulla sinistra per Silvestro, ancora Silvestro converge, elimina il rigore, viene fermato, forse un dribbling di troppo, poteva servire la corrente Morlando. E poi parte adesso, attenzione, il Manfredonia pericolosamente in avanti, c'è un anticipo di Raffaelli sul veloce Carbonaro e c'è quindi la Palmese che manovra con Galdean. Varchi chiusi dai giocatori del Manfredonia, poi c'è forse un fallo su Potenza e infatti è così, si incavola mister Grimaldi per la palla persa prima da Silvestro. Comunque calcio di punizione per la squadra di Palma Campania, sul pallone c'è Galdean, si forma la barriera del Manfredonia, vediamo di quanti uomini. Si incaricherà di battere questo calcio di punizione sicuramente Galdean, pronta la barriera del Manfredonia che ha sicuramente tre uomini certi. Ci sono anche calciatori della Palmese ai limiti dell'area di rigore, tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione affidato a Galdean. Fischia Gian Lorenzo, palla direttamente sul palo e c'è la prima vera occasione della partita capitata alla Palmese. Gran punizione di Galdean con Paduano che va direttamente a scorrere e finire sul palo, quindi siamo giunti al decimo del primo tempo, c'è una prima particolare, attenzione c'è ancora la Palmese al limite della rigore con Silvestro, ancora Silvestro, palla per Volpe, aggancia Volpe, palla in area di rigore per Fusco, pronto Fusco e c'è il vantaggio della Palmese, buona l'azione in verticale sulla sinistra tra Morlando, Silvestro e Volpe, il quale in area di rigore trovava uno spiraglio libero per Fusco che non si faceva pregare due volte e metteva dentro, quindi Palmese già in vantaggio al decimo del primo tempo. Fusco, ancora una volta il centrocampista rossonero ha portato in vantaggio la squadra di Palma Campania, così come era successo con il Matera, quindi Palmese 1 Manfredonia 0 quando siamo giunti al decimo del primo tempo, realizzatore del gol Fusco. Tutto è pronto per rimettere palla in gioco, lo fa in questo momento il Manfredonia, quindi è cambiato il risultato, ripeto, azione sulla sinistra ben congeniata da Morlando e Silvestro con una fase interlocutoria di Volpe, il quale riusciva a pescare Fusco in area di rigore che senza alcuna difficoltà metteva dentro con Paduano, il quale non poteva nulla fare sul tentativo rossonero. Adesso è il Manfredonia che viene avanti con De Luca, ancora De Luca verso Calemme, su di luce Maiocca, buono il duello tra Calemme e Maiocca, ancora Calemme che supera un avversario, cerca di andare al cross, converge di nuovo verso il centro, viene fermato, c'è forse fallo su di lui, c'è fallo dello stesso Fusco e c'è quindi calcio di punizione per la squadra del Manfredonia, quasi ai limiti dell'area di rigore di Raffaelli. C'è quindi un break della gara, nel frattempo ripeto Calemme va ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione con la Palmese in vantaggio per 1-0, si forma anche la barriera rossonera, vediamo Maiocca, Silvestro e Galdean, arrivano anche i lungagnoni dalle retrovie del Manfredonia, così come anche giocatori rossoneri nella propria area di rigore, vediamo cosa fa Calemme, pallone lungo a seguire, vediamo, va a colpire un giocatore del Manfredonia, viene respinto il pallone da Raffaelli, palla sul secondo palo, invitante per Forte, il quale non si faceva pregare due volte, colpiva di testa, ma Raffaelli riusciva a respingere l'intervento, cioè con un intervento a terra
ancora Galdan per Fusco, da Fusco a Manzo, quindi poco fa Manfredonia pericoloso in area di rigore rossonera con Forte, ancora Manzo per Potenza, anzi per Morlando, poi rilancio lungo a seguire di Galdan per Peluso, ancora Peluso verso Fusco, ancora Peluso sulla sinistra, pallone corto per Fusco, poteva anche mettere palla in area di rigore ma preferire dialogare con il calciatore del suo compagno di squadra, poi adesso è Fusco che riconquista sfera, la quale viene poi messa sul fondo dal numero 8 Giacobbe e c'è quindi fallo laterale subito battuto, palmessa in avanti con Peluso che viene fermato in fallo laterale, quindi di nuovo ribattuta dal fondo da parte dei rossoneri quando siamo giunti al 14° del primo tempo con palmessa in vantaggio sul Manfredonia per 1-0, rete al 10° di Fusco, adesso è Volpe in area di rigore, cerca di girarsi, si gira e conquista un calcio d'angolo, Volpe che sostituisce oggi Puntoriere, attaccante rossonero che si è infortunato nella gara con i Gallipoli, Volpe giocatore preso dall'Alessandria, dalla Palmessa, è stato infortunato per alcuni mesi, poi oggi è a pieno regime per la compagine di Palma Campania. Sulla battuta di questo calcio d'angolo c'è Galdean, vediamo che cosa viene fatto, invece no, è Peluso che va al rilancio, area di rigore, vediamo chi salta Manzo, colpisce però pallone che va sul fondo, quindi ancora Palmese in area di rigore ospite con un colpo di testa di Manzo che non ha sortito alcun effetto, rilancio di Paduano, da Paduano a Forte, palla adesso sulla destra per De Vito, cerca di trovare qualche compagno libero De Vito, pesca Giacobbe all'altezza centrale del rettangolo di gioco, manovra ancora il Manfredonia, buono il disimpegno di Ciccerelli verso De Luca sulla sinistra, su di lui c'è Fusco che lo ferma, poi palla riconquistata e ripersa da Maiocca, ancora Manfredonia pericolosamente in area di rigore, c'è gioco interrotto perché c'è un fuorigioco segnalato sulla destra dal signor Domenico Zappino della sezione di Vibo Valentia, collaboratore di Gian Lorenzo, arbitro della gara, quindi si riprende gioco per la Palmessa, una leggerezza difensiva di un difensore rossonero, poco fa stava consentendo al Manfredonia di riaffacciarsi di nuovo verso la porta di Raffaelli, rilancio lungo a seguire sempre il solito duello aereo tra Volpe e Forte, duello tutta forza e soprattutto metri, anzi centimetri, c'è adesso un fallo su un calciatore rossonero, Gian Lorenzo subito fischia l'intervento falloso di Giacobbe e c'è quindi un calcio di punizione per la squadra di Palma Campania nella metà campo del Manfredonia. Manfredonia e Palmese, ripeto, sono arrivati a questo scontro con diciamo la possibilità di potersi togliere definitivamente dal discorso salvezza. La Palmese è reduce da un girone di ritorno che l'ha vista veleggiare, anche il Manfredonia ha avuto praticamente le sue ottime prestazioni e soprattutto è riuscita a togliersi già prima del girone di ritorno da posizioni sfavorevoli della classifica. Adesso è la Palmese che manovra con Peluso, siamo sulla destra, va al cross Peluso ribattuto da De Luca in fallo laterale, c'è quindi rimessa in gioco per la squadra di Palma Campania, tutto è pronto per questa rimessa in gioco, con calma va alla battuta, ci sembra Maiocca, chiede palla a Peluso ma Maiocca opta per la corrente Volpe, ancora Maiocca sulla destra all'indietro per Fusco, ancora Fusco trova Aquino al disimpegno, buon servizio di Aquino verso Manzo, pressing di Carbonaro su Manzo che costringe la difesa rossonera a indietreggiare, poi ancora Aquino che recupera sfera, da Aquino a Galdean, rilancio di Galdean, pallone direttamente sul fondo, Palmese un po' adesso in difficoltà nel ripartire con il Manfredonia che cerca di rimettere le cose a posto, ancora Galdean perde palla al centrocampo, poi la riconquista De Luca sulla sinistra, viene fermato De Luca da Maiocca, ma è sempre la squadra ospite con Ciccerelli che manovra centrocampo, Giacobbe apertura sulla destra verso De Vito, contratto da Potenza, ancora Giacobbe all'indietro per la corrente Spina,
pronto Ospina a servire qualche suo compagno, invece retrocede e consente l'inserimento dello stesso Giacobbe. Ancora Calemme, limite da rigore, se ne va Calemme, cerca di superare le maglie difensive rossonere che si chiudono in questo momento e costringono il Manfredonia ad indietreggiare il baricentro della propria azione. È pronto adesso Forte a impostare per i suoi, ancora sempre sulla destra per De Vito, De Vito per Babai, ancora giocatori della Palmese che cercano di fermare i tentativi del Manfredonia, poi c'è pallone in area di rigore con Raffaelli che fa sulla sfera su un cross basso non tanto pericoloso da parte di Babai e c'è rimessa in gioco per la squadra di Palma Campania. Pallone adesso sulla destra verso Fusco, da Fusco a Galdean, sempre in avanti Fusco, cerca di trovare qualche compagno libero, lo trova sull'altro versante in Morlando che però perde palla, il Palmese che sta un po' commettendo degli errori che consentono le ripartenze al Manfredonia, ma è Fusco che riconquista la sfera, da Fusco a Galdean ed è pronto Galdean ad aprire sulla sinistra per Silvestro, sempre Silvestro si impossessa della sfera. Sulla destra per Fusco, ancora Fusco, pallone in area di rigore, vediamo chi va a saltare, non ci arriva Potenza, occasione della Palmese in area piccola con tentativo di Fusco di servire Potenza, il quale però non agganciava la sfera, quindi ripresa del gioco quando siamo giunti al 20°, sempre 1-0 per la Palmese, si gioca in una giornata di sole con temperatura sui 25-26 gradi davanti a circa 1400 spettatori, giornata rossonera oggi per festeggiare, almeno si va per dire, l'andamento del campionato fino a questo momento della squadra di Palma Campania. Ancora Peluso in lotta con il talento De Luca, pronto Peluso al cross, viene fermato, recupera sfera all'indietro verso Fusco, molto mobile in questi primi minuti, da Fusco a Maiocca, chiede palla, Aquino la ottiene, di nuovo rilancio di Aquino verso l'area di rigore avversaria, c'è un colpo di testa liberatorio di Cicerelli, ma era pronto Paduano a far sulla sfera, comunque palla sul fondo, fallo laterale che va a battere Maiocca, Palmese che adesso si riversa verso l'area pugliese, pronto alla battuta Maiocca verso Galdean, limite della rigore, ancora Galdean all'indietro per Manzo, chiede palla a Morlando, la ottiene invece Potenza che va verso il centro con un pallone in area di rigore dove c'era in posizione sicuramente di offside Peluso, infatti lo stesso calciatore pur essendo la palla lunga ha diciamo tralasciato che la sfera finisce sul fondo. Ancora Palmese adesso in pressing ai limiti dell'area di rigore, c'è Fusco che riconquista la sfera, costringe Paduano al rilancio lungo in una zona dove Aquino anticipa l'intervento di Carbonaro, poi all'indietro per Galdean, da Galdean a Manzo, ancora Manzo all'indietro per Raffaelli, rilancio di quest'ultimo in una zona dove c'è Maiocca che raccoglie, recupera sfera Maiocca e supera anche il centrocampo, c'è adesso un suggerimento per Volpe, c'è ancora Volpe che recupera sfera ma in netto fuorigioco, era partito leggermente prima del suggerimento il calciatore della Palmese che ripeto oggi fa il suo esordio fin dal primo minuto con la squadra rossonera sostituendo il bomber Puntoriere che forse ne dovrà avere per alcune domeniche. Ancora El Knights per il Manfredonia a centrocampo, Babai Forte all'indietro per Spina, manovra adesso la squadra ospite, centrocampo De Luca all'indietro sempre per Spina e adesso la Palmese che attende per ripartire, ancora pronto Forte, rilancio lungo a seguire in una zona dove il mobilissimo Carbonaro viene fermato, riconquista sfera Galdean, sbaglia l'intervento Galdean in corridoio, se ne impossessa il Knights che se ne va lontano, chiede palla Carbonaro, viene anticipato prima del suo ingresso in area, Manfredonia che gioca bene soprattutto nella parte centrale del campo, fino adesso però la difesa rossonera è riuscita a tenere lontani gli avanti della squadra del Manfredonia, ancora sempre Palmese in avanti, palla che
viene manovrata da Spina, avanza il difensore del Manfredoni, ancora Spina, viene fermato da Fusco, questa volta secondo il signor Giallorenzo, con un fallo quasi ai limiti dell'area di rigore, altro calcio di punizione conquistato dalla squadra del Manfredonia. Sul pallone ci sono Babai e il solito Calemme, si è avvicinato anche Carbonaro, il quale si allontana anche Calemme, sulla palla c'è Babai che è uno specialista nei calci di punizione, si forma anche la barriera rossonera, vediamo se Babai opterà per un tiro direttamente in area di rigore o direttamente verso la porta di Raffaele. Ho un suggerimento in area di rigore, è presente anche sul vertice destro dell'area di rigore l'altro difensore De Vito insieme a Forte. Si forma quindi la barriera rossonera di 5 uomini. Sio Giallorenzo dispone le ultime cose prima che venga battuto questo calcio di punizione. Quando siamo giunti al 24esimo del primo tempo, tutto è pronto. Fischia Giallorenzo, ma ferma di nuovo il gioco, fa regolare la posizione della barriera della Palmese. Pronto Babai alla battuta, palla lunga, palla dentro e c'è pareggio del Manfredonia al 24esimo con Babai. Io ho detto che Babai era uno specialista su questi palloni e la Palmese quindi adesso è stata rimontata con un gol pregevole di Babai direttamente in porta. C'è quindi calcio di rimessa della sfera da parte della Palmese dopo che il Manfredonia ha conseguito il pareggio con Babai. C'era stato un calcio di punizione conquistato ai limiti dell'area di rigore e Babai ha messo dentro riequilibrando le sorti dell'incontro, quindi 1-1 tra Palmese e Manfredonia quando siamo giunti al 25esimo del primo tempo. Manfredonia quindi che rimette le cose a posto con un calcio di punizione del suo giocatore di prestigio Babai. Si riprende il gioco con Galdean, ancora da Galdean a Fusco. Pronto Fusco a servire sulla destra Maiocca, sempre Maiocca verso Aquino, da Aquino a Manzo, ancora Manzo per Morlando, Morlando Silvestro, poi è Potenza che va in area di rigore, va al cross, palla per Volpe, non si gira Volpe in modo adeguato e c'è adesso una rimessa in gioco da parte della Palmese con Maiocca che va alla battuta del fallo laterale, da Maiocca a Galdean. Ancora Galdean verso Manzo, da Manzo a Morlando, chiede palla a Silvestro, tergiverso Morlando, poi ancora Palmese che va sulla sinistra, costretta a recuperare terreno nelle retrovie. Maiocca per Peluso, lo chiude De Luca, ancora Peluso converge verso il centro, perde palla Peluso, la riconquista ed è Galdean che imposta per i suoi. Ancora Galdean che ferma il gioco perché c'è Peluso che in questo scontro ha avuto la peggio, ma comunque sembra che non ci sia nulla di grave, almeno per quello che dovrebbe sembrare in questi momenti. Infatti è così, si rimette tutto a posto con Peluso che rientra nei ranghi, come si suol dire, ed è pronto praticamente Galdean a impostare per la Palmese. Ancora Galdean verso Fusco che viene anticipato, limite dal rigore, ha aspettato troppo palla Fusco e ne approfitta adesso il Manfredonia che riparte con il numero 10 Calemme, anzi è Spina, Giacobbe, adesso ancora Spina, chiede palla a De Luca, vediamo cosa fa Spina, invece la chiede Calemme, avanza Spina, siamo all'altezza del centrocampo con il numero 11 Ernaiz che manovra in tandem con Giacobbe, da Giacobbe alla corrente Forte, Manfredonia senza timori reverenziali, viene in avanti Palmese che poco fa visto sfumare il suo vantaggio per un gol di Babai, ancora Manfredonia al limite dell'area di rigore,
c'è un tentativo sulla sinistra di Babai, cross in area di rigore, anticipo di Manzo, c'è la difesa rossonera che ferma questo tentativo sulla sinistra. La Valmessa sta soffrendo molto le iniziative di Babai. Ancora Galdean, da Galdean per Maiocca, chiede palla Peluso, la ottiene in questo momento, sempre in duello con De Luca, c'è forse fallo su Peluso, è infatti così, signor Giallorenzo fischia calcio di punizione e c'è quindi calcio di punizione per la squadra di Palma Campania. Quando siamo giunti al 28esimo del primo tempo, 1-1 qui al comunale tra Palmese e Manfredonia, al 10° vantaggio rossonero con Fusco, pareggio del Manfredonia con Babai, tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione, pronto Galdean, arrivano uomini in area di rigore rossonero, non è che ce ne, scusate, del Manfredonia, non è che ce ne siano molti, comunque da Galdean per Maiocca, Maiocca per Aquino, Aquino per Manzo, da Manzo a Potenza, ancora Potenza verso Silvestro, poi è Manzo, attenzione, pressing della Manfredonia che coglie i suoi frutti con la Palmese che rientra nella propria metà campo, poi adesso che Manzo che rilancia in aria verso, scusate, lontano verso Silvestro, fuori gioco dell'attaccante rossonero che non si è ancora ben inserito nel modulo di gioco sulla sinistra oggi, anche se da lui è partita in collaborazione con Volpe l'azione del vantaggio rossonero. Comunque riprende il gioco con la battuta lunga sicuramente di Paduano, un ex, ripetiamo, l'anno scorso è stato a difendere i pali della Palmese quando la stessa squadra ha disputato il girone G del campionato di Serie D. Pronto Manzo ad anticipare il suo avversario, poi ancora Babai che raccoglie, se ne va sulla destra, pallone che viene messo sul fondo direttamente dal calciatore del Manfredonia e c'è quindi fallo laterale per la squadra di casa, alla battuta va Morlando per Volpe, c'è anticipo di Forte su di lui, ancora Manfredonia ai limiti dell'area di rigore, attenzione, c'è una palla pericolosa con Calè Carbonara che da pochi passi mette sui piedi di Raffaelli, dell'incertezza un po' della difesa rossonera, riparte adesso invece la Palmese con Silvestro, da Silvestro lungo per Peluso in tandem in corsa con De Luca, ancora Peluso viene fermato da De Luca, poi va a terra, scivola secondo il signor Giallorenzo, non c'è nessun fallo e c'è quindi rimesso in gioco per la squadra del Manfredonia, pericolosissimo poco fa con Carbonaro che si presentava dalle parti di Raffaele, il quale respingeva il tentativo dell'attaccante ospite. Quindi si recupera sfera da parte di Patuano, Manfredonia che sta dimostrando di essere una squadra ben organizzata con un centrocampo duttile e abbastanza manovriero, Palmese che sta correndo qualche pericolo di troppo, ancora la squadra del Manfredonia che mena danze questa volta con Carbonaro, sempre Carbonaro che viene fermato da Galdean che riconquista sfera, poi è Silvestro, da Silvestro a Volpe, Volpe ancora palla verso Silvestro, chiude bene De Vito, all'indietro verso Paduano, Paduano lancio lungo, pallone perso a centrocampo ma riconquistato da Potenza, poi ancora Galdean verso Silvestro, palla troppo lunga, Palmese che non sfrutta adeguatamente questa ripartenza e il Manfredonia con calma va alla rimessa in gioco quando siamo giunti al 32esimo del primo tempo, 1-1 tra Palmese e Manfredonia, gol di, al 10° di Fusco e pareggio al 24esimo di Babai. Tutto è pronto per il rilancio in avanti di Paduano. Si dispongono le due squadre soprattutto all'altezza centrale del rettangolo di gioco, palla a seguire, centrocampo, salta Manzo e anticipa Calemme, poi accorre Volpe,
e c'è Forte che sparacchia un pallone in avanti che non esce fuori, lo riconquista Galdean, un rilancio verso Fusco, ancora fermato Fusco, poi forse c'è un fallo dello stesso Fusco su Ernaiz, calcio di punizione per la squadra del Manfredonia. Ancora Palmese che è un po' confusa in aria nella sua ripartenza, palla a campanile senza nulla a pretendere e con fallo di Fusco su Ernaiz, ancora calcio di punizione per la squadra ospite che va a battere il centrale Forte, si rialza nel frattempo Ernaiz e c'è quindi un recupero sfera da parte del Manfredonia, tutto è pronto. Ernaiz per Spina, da Spina a De Luca, ancora De Luca all'indietro verso Spina, palla lunga a seguire, area di rigore, vediamo chi salta, salta Manzo, poi recupera sfera Aquino, poi è Galdean, da Galdean per Silvestro, rilancio lungo in una zona dove Volpe anticipa il suo diretto avversario che commette fallo su di lui, strattonandolo. Comunque Palmese subito la battuta del calcio di punizione, siamo sulla sinistra, avanza Silvestro, ancora Silvestro verso Galdean, centrocampo rossonero, da Galdean lancio lungo in aria verso Morlando che viene anticipato, c'è calcio di rigore, calcio di rigore, c'è un fallo di mano nell'anticipo di De Vito su Forte, i due entravano in contrasto fra di loro e quest'ultimo colpiva con la mano un suggerimento di Galdean per il numero 3 Morlando. Palmese che dopo un bel po' di tempo, parliamo di mesi, usufruisce di un calcio di rigore, l'unico calcio di rigore battuto dalla squadra rossonera è stato il girone di andata contro il Martina Franca, quindi mesi fa. Qui sul pallone c'è Volpe per la battuta di questo calcio di rigore esattamente al 35esimo, fischia Gian Lorenzo, parte Volpe, pallone, parata di Maduano, poi lo stesso Volpe che rimette dentro e c'è quindi gol e vantaggio della Palmese. Maduano era riuscito a intercettare il calcio di rigore di Volpe, il quale però era lesto, ecco, come una volpe praticamente, furbo, riusciva a mettere dentro, quindi Palmese che va adesso di nuovo in vantaggio al 35esimo con Volpe su calcio di rigore. Ripeto, Palmese che ha usufruito di un calcio di rigore dopo alcuni mesi, l'aveva battuto Galdean contro il Martina Franca nel mese di novembre e poi per la Palmese c'erano stati soltanto reti su azioni regolari. Comunque, secondo gol di Volpe per la Palmese e seconda realizzazione del centravanti rossonero dopo quella di Gallipoli, vantaggio quindi della Palmese al 35esimo, Palmese 2, Manfredonia 1, partita che si riapre di nuovo con il Manfredonia adesso costretto di nuovo ad inseguire il vantaggio rossonero. C'è stato un fallo di mano in area di rigore di un difensore del Manfredonia, ovvero crediamo Forte, il quale si scontrava con il numero 2 De Vito, era Forte che colpiva il pallone con la mano e non consentiva a Morlando di potersi inserire in questo intervento dei due giocatori del Manfredonia. Ancora adesso c'è Palmese che soffrisce di un fallo laterale, alla battuta di questo fallo laterale va Potenza, il Manfredonia era pervenuto al pareggio con Babai, Palmese che ha rimesso di nuovo le cose a posto almeno per questo momento e c'è quindi adesso Silvestro che manovra per Maiocca, da Maiocca a Galdean, Galdean per Silvestro, ancora Silvestro, va al cross Silvestro respinto, sempre sulla sinistra, chiede palla Peluso, non la tiene, poi adesso la rigioca ancora Silvestro, cross basso e Maiocca che anticipa l'intervento di Carbonaro, da Carbonaro verso Galdean, Galdean per Manzo, un po' in affanno la difesa rossonera con Aquino, da Aquino a Raffaelli, ancora Manzo, pressing di Calemme su di lui, poi è Morlando che anticipa un giocatore della squadra
Pugliese e Palmese che adesso si riversa sulla destra a un corridoio libero con Fusco, da Fusco a Volpe, limite da rigore, ancora Volpe verso Fusco, fraseggio fai due, all'indietro per Guardian, limite da rigore, ancora Guardian, cerca un inserimento, si chiudono le maglie difensive del Manfredonia e c'è un rilancio adesso in avanti in una zona dove c'è Aquino che anticipa l'intervento di Carbonaro, da Aquino a Fusco e adesso la Palmese che se ne va in area di rigore con Fusco, da Fusco a Silvestro, palla direttamente alta sulla traversa, occasione mancata da Silvestro il quale poteva o servire un suo compagno in area di rigore o tentare un tiro secco, ha cercato un preziosismo che non ha sortito alcun effetto. Adesso è il Manfredonia che manovra con Forte, da Forte all'indietro per Spina per De Luca, vediamo cosa fa il difensore sinistro della squadra di Mister 5, indietreggia di nuovo il gioco il Manfredonia con Forte che rilancia lungo verso Babai, buono il dialogo con Carbonaro, fermato, poi accorre sul pallone Guardian, non ce la fa e spedisce il pallone direttamente sui balconi circostanti dello stadio comunale di Palma Campania, stadio oggi quasi gremito con la presenza di 1400 spettatori. Una giornata di sole, c'è adesso fallo laterale per la squadra del Manfredonia, da Babai, anzi da De Vito all'indietro per Forte, Forte per Spina, si imposta sempre dalla difesa, lancio lungo di Spina verso Babai, riuscito ancora, salta Babai un calciatore, poi viene fermato, non c'è niente ed è pronto Manzo al rilancio lunghissimo in una zona dove raccoglie Volpe, da Volpe all'indietro per Silvestro, Silvestro per Guardian, Guardian per Fusco, da Fusco a Maiocca, si apre adesso la Palmese sulla destra a spazi liberi, viene avanti Peluso, rilancio lungo in area di rigore, attenzione, è pronto Volpe a saltare ma Paduano fa sua la sfera, forse troppo sotto il portiere c'è stato questo rilancio, riparte velocemente il Manfredonia, viene fermata però la sortita di Carbonaro e c'è ripartenza invece rossonera con Potenza il quale calma e placa un po' i suoi bollori a centrocampo e consente a Guardian di impostare per i suoi, da Guardian a Silvestro, si gioca sempre sulla sinistra, Silvestro per Fusco, il rigore, ancora Silvestro, tiro, ribattuto, palla recuperata dal Manfredonia con Ernaiz all'indietro verso Forte, anticipato a sua volta Carbonaro e c'è Guardian che recupera di nuovo sfera per Volpe, il rigore, ancora Volpe per Silvestro, da Silvestro, pallone inserimento in aria per Potenza, al cross, Potenza basso, palla in calcio d'angolo ed adesso la Palmese che si sta rendendo incisiva verso l'area di rigore del Manfredonia quando siamo giunti al 40° del primo tempo, ancora in vantaggio la Palmese per 2-1, ripeto, poco fa Volpe ha riportato la Palmese sul 2-1 dopo aver calciato un calcio di rigore ribattuto da Paduano, ma lo stesso Volpe rimetteva dentro, calcio d'angolo che va a battere, ci sembra Guardian, palla in area di rigore, anzi no, è Silvestro, palla in area di rigore, recupera Guardian, c'è un fallo in attacco subito da un difensore del Manfredonia e c'è quindi calcio di punizione, Guardian aveva preso palla al limite di rigore ma il suo tiro era stato anche ribattuto, ma nel frattempo gioco interrotto per fallo su De Vito, c'è quindi recupero sfera del Manfredonia, apertura verso De Luca, da De Luca a Ernaiz, poi Cicerelli, poi ancora il numero 8 Giacobbe che viene fermato da Silvestro, ancora palla vacante in area di rigore, esce Raffaelli e anticipa l'intervento di Carbonaro. Questa volta è la Palmese che adesso sta giocando con più calma, che impone le sue ripartenze, anche se ripeto il Manfredonia si sta dimostrando una squadra ben messa in campo e di un certo valore, sembra che a un certo punto la stessa classifica delle due squadre sia bugiarda, almeno da quello che si è visto. Attenzione ancora Palmese pericolosamente con Maiocca che riesce a chiudere sul Calemme e rifugiandosi in calcio d'angolo, di nuovo l'intervento sulla sinistra di Calemme con anticipo di Maiocca e arrivano sempre dalle redovie i colpitori di testa del Manfredonia, c'è calcio d'angolo, palla di nuovo da fermo della squadra del Manfredonia,
pallone in area di rigore, vediamo chi salta, saltano un po' tutti, salta Forte, poi è Raffaelli che respinge, c'è fallo di Forte su Raffaelli. Signor Gian Lorenzo dice che bisogna recuperare sfera e rimettere per la squadra di Palma Campania. Comunque ancora Palmese alla rimessa con Raffaelli, che ha subito fallo su un intervento del difensore Forte. Pallone lungo a seguire verso Volpe, che raccoglie sfera, colpisce però contemporaneamente anche Di Mano, e c'è quindi calcio di punizione per la per il Manfredonia, quando siamo giunti al 43esimo del primo tempo. 2-1 per la Palmese, e c'è quindi rimessa per Manfredonia stesso con De Luca. Ancora avanza De Luca ed è pronto De Luca a rilanciare in avanti verso Calemme. Ancora palla sparacchiata in avanti dai difensori rossoneri, e c'è quindi un fallo laterale per la squadra di Palma, anzi per la squadra di Manfredonia. Nel frattempo interrotto il gioco, c'è stato un battibecco qui fra le due panchine, viene chiamato il signor Gian Lorenzo, che espelle uno della panchina della Palmese e uno della panchina del Manfredonia, quindi pari a patta, come si suol dire. Escono effettivamente i due secondi allenatori, credo, i due collaboratori del signor Grimaldi per la Palmese e del signor Cinque, dovrebbe essere così. Comunque espulsi tutti e due, perché non se la sono mandate a dire, ma se le sono dette direttamente. Ancora adesso cercano di chiarirsi: hai ragione tu, ho ragione io, hai ragione tu e ho ragione io. E alla fine ha avuto ragione l'arbitro, che ha estratto il cartellino rosso e li ha acquietati, almeno dovrebbe essere così, mandandoli tutti e due negli spogliatoi. Partita che però fino a questo momento non presenta canoni di grosso nervosismo, almeno in campo, nel rettangolo di gioco. Comunque è stato chiamato il recupero, che dovrebbe essere, almeno se quello che ho fatto io, di tre minuti. Quindi da De Luca ancora verso Calemme, tutto è pronto ancora per un rimessa per la Palmese. Nel frattempo c'era stato un calcio di punizione e c'è un'ammonizione, ci sembra, a Carbonaro, reo di aver detto qualcosina all'arbitro, il quale estrae il cartellino giallo. Un po' di veleno sulla coda, come si suol dire, di questo finale del primo tempo. Ammonito il giocatore Carbonaro per aver detto qualche parolina di troppo al signor Gian Lorenzo. Comunque tre minuti di recupero, come avevamo detto, che iniziano da questo momento. Infatti siamo al 45esimo, Palmese 2, Manfredonia 1. Al rilancio Raffaelli, palla lunga a seguire in avanti, salta Volpe, salta Forte, ancora poi nucleo di uomini in area di rigore del Manfredonia, ed è Calemme che adesso fa sua la sfera all'indietro verso Cicerelli. Rilancio lungo a seguire con Carbonaro, che anticipa l'intervento di Maiocca. Poi ancora Manfredonia pericolosamente al limite dell'area di rigore, sempre palla verso la corrente Carbonaro, pallone ribattuto, viene di nuovo fermato Carbonaro che riconquista sfera, ribattuta ancora di nuovo palla, sempre Manfredonia al rigore con Calemme che pareggia. Difesa della Palmese in bambola su un serie continuo di batti e ribatti, e Calemme mette dentro palla pareggiando nei minuti di recupero del primo tempo. Ancora ripeto, Manfredonia pericolosi in area di rigore, veniva ribattuto il tentativo di Carbonaro per due volte, poi era Calemme che raccoglieva e metteva dentro, quindi pareggio della squadra di Mister 5. Partita aperta a qualsiasi risultato. Quindi 47esimo, pareggio di Calemme per il Manfredonia, e di nuovo situazione di parità con Manfredonia che si portava in avanti e vedeva i suoi tentativi degli attaccanti di due volte fermati dal difensore rossoneri, ma poi c'era Calemme che si impossessava della palla e metteva dentro. Adesso si riprende gioco con la Palmese che imposta, pronto
Manzo, da Manzo a Galdean, ancora Galdean, rilancio basso per Silvestro, Silvestro per Peluso, da Peluso a Silvestro, ancora pallone in area di rigore in una zona dove non c'è nessuno, recupera sfera, di nuovo Babai, viene fermato da Galdean che corre per evitare che la sfera vada sul fondo, ci riesce e quindi è Galdean che manovra per Risuoi, da Galdean a Morlando, siamo sulla sinistra, pronto Morlando a servire un proprio compagno in Aquino, tutto il Manfredonia a difesa della propria area di rigore, da Aquino a Silvestro, anticipato da De Luca, Silvestro adesso gioca anche sulla destra, sono stati cambiati un po' i ruoli da mister Grimaldi, alla battuta quindi Maiocca, da Maiocca a Peluso, se ne va Peluso, pronto al cross, basso, palla che danza davanti alla porta di Paduano senza che nessuno la raccolga, c'è quindi fallo laterale per il Manfredonia, quando scorrono i minuti, siamo all'ultimo minuto di recupero del primo tempo, 2-2 qui tra Palmese e Manfredonia, con reti in apertura al decimo di Fusco per la Palmese, pareggio di Babai al 24esimo, riporta la Palmese il gol a 2 con Volpe e al 47esimo pieno recupero, Calemme metteva dentro, c'è infatti in questo momento il fischio dei primi 45 minuti, partita aperta, bella, il Manfredonia sta giocando bene, sta dimostrando di essere un osso duro per la squadra di Palma Campania che ha commesso forse qualche errore di troppo in fase difensiva come poco fa in area di rigore, comunque tutto è aperto, è ancora aperto, mancano altri 45 minuti alla fine di questa gara, a risentirci fra un quarto d'ora per la ripresa delle ostilità.